stata ricordata prima, che è come passare dall'idea all'azione locale. Vi chiedo quanti di voi appartengono a un comune, lavorano per un comune, si alzate la mano, giusto per capire. Quello che è positivo in un contesto come questo, in cui ci sono attori e soggetti molto diversi, che appartengono a campi lavorativi molto diversi, è che con questo metodo queste persone possono comunicare direttamente. Normalmente nei convegni, nelle iniziative, si comunica sempre tramite qualcun altro. Qui no, qui le persone sono libere di proporre agli altri un argomento da discutere e trovare con loro un punto di unione e lavorare insieme su qualcosa che gli interessa. Il che è molto positivo in progetti come questo, dove quello che si cerca di promuovere è l'iniziativa locale, la costituzione di reti, il trovare cose su cui lavorare insieme. Sono le persone che fanno le reti, non le idee, non i progetti di per sé. Le persone messe assieme riescono a generare idee nuove e riescono a proporre quelli sono i loro bisogni, le loro esigenze e anche a proporre le loro soluzioni. Dare la parola alle persone è una grande risorsa, occorrerebbe farlo con una certa regolarità perché molto spesso escono cose molto sorprendenti, soprattutto perché conoscono le cose, conoscono i loro luoghi, conoscono i loro bisogni e hanno anche un'idea di quali possono essere le soluzioni. Il confronto con gli altri poi arricchisce le idee di ciascuno con le idee degli altri e porta a soluzioni innovative. Questi processi che tendono a rigenerare qualcosa di fatto rigenerano il sapere di una comunità e questa è una cosa molto importante.